안녕하세요, 여러분. 포르투갈에 해산물, 생선이 주로 먹을 수 있는 포르투갈 레스토랑에 왔어요. 안토아, 안토의 친구분과 함께 지금 마스크를 준비하고 있답니다. Guarda, buonissimo, dai. Taglia questo, buonissimo. Quindi tu hai fatto cosa dentro il piatto, no? Ma lo potresti pure mamma, no? Cioè, siamo essere umani, gli chiedono una cosa, dici no. Ma io voglio lasciare l'Italia anche per questo motivo, cioè non. Cioè praticamente telefonate non arrivano più. Sì, cose arrivano, dice, ma guarda, io sto in Portogallo, una specie. Sì, mi ha cercato. Certo, ma scherzo. Io l'unico problema che ho per quanto riguarda la gente, forse devo passare devo passare da. Ecco perché vado a Civitavecchia. Prendo, non vado a Genova. Perché a Grosseto c'è un problema che non lo sanno risolvere con un cliente che è proprietario di 6 farmacie. No, ma hai detto lì. Te l'ho detto, no? Lo faccio volentieri, lo faccio intanto per tranquillizzare l'amico, perché l'amico pensa di essere stato colpito. Ma siccome l'operazione l'ho fatta io, quando io so che lui non l'ha mai detto. Io mi sono accorto. E chiamava a casa, ma chi si può più venire, mi conosce più nessuno, e che devo fare? Io sto pensando. Comunque, prima di quello, la banca stessa mi ha detto sempre. Con quali si può lavorare? Sì, se ti fermi in altri par di mesi, avviamo la successione, una cosa. E io ho lavorato 2 mesi in più, ne pagavano tutto, ne pagavano la pensione, ne pagavano lo straordinario.
Ma se me lo dicevate 30 anni fa, Vittoria, però... era la linea in San Paolo. Uomini di una volta. Silvio, guarda, io amo Italia. E chi non ama l'Italia? Io amo Italia, veramente. Chi non ama l'Italia? Ma chi non ama l'Italia è perché non ha cervello. Sì, sì, veramente. Non... Ora bisogna vedere, quando si parla di Italia si parla di quello che trova, si parla di quello che trova e le persone che... Ci sono delle persone che... purtroppo anche questa storia qua che devono, devono assassinare il turista facendogli è tutto di prendere subito